una chiesa che si ritrova, si coinvolge, fa una riunione, una grande riunione che chiamiamo appunto sinodo, e questo è un grande, grandissimo segno di speranza. Si fa un sinodo proprio perché riteniamo fondamentale che la Chiesa cammini insieme come comunità, tra pastori, sacerdoti, diaconi e laici. Le assemblee sinodali si compongono secondo delle regole che sono dettate dal codice di diritto canonico, che stabilisce dei membri che partecipano di diritto. Venerdì 28, con la celebrazione in Duomo a Cuneo, inizierà il sinodo, la prima assemblea sinodale che viene convocata dal Vescovo. Si raduneranno al momento 105-110 sinodali, 39 di essi sono membri di diritto e rappresentano soprattutto il clero, invece 54 sono rappresentanti di parrocchie, per metà uomini, per metà donne. Come primo passo è stato fatto quello di scegliere comunque due persone, due donne nella segreteria, quindi ci sono due sacerdoti e due donne, quindi già questa è stata una prima attenzione, no, verso la parità, eccetera. E poi appunto nella scelta dei sinodali comunque non abbiamo dovuto fare indicazioni particolari, perché già proprio all'interno delle parrocchie c'è stata assolutamente una parità di scelta, di delegati, donne, uomini, anche perché non è un caso, ma comunque nelle parrocchie dei volontari e donne sono molto più numerose. Altri rappresentano le comunità religiose, le associazioni, i gruppi, e poi una decina di altre persone rappresentano situazioni di povertà, di fragilità, o integrano delle voci, ad esempio la voce dei giovani, la voce delle donne. Il ruolo dei sinodali è quello di essere dei portavoce. Sono loro che in questi mesi già hanno iniziato ad ascoltare, continueranno così ad ascoltare la voce delle persone, dei fedeli, ciò che si pensa, ciò che si sente a proposito della Chiesa, dei cambiamenti in corso, della fede, di questo rinnovamento che deve avvenire nella Chiesa. E poi saranno interlocutori del Vescovo per aiutare anche lui a discernere, a capire che cosa fare, quali orientamenti dare. In ognuna delle assemblee sinodali è previsto anche un momento di votazioni, cioè ogni assemblea arriva a trarre delle conclusioni che vengono presentate in forma di proposizioni, su cui poi l'assemblea si esprime dando la propria approvazione, dando la disapprovazione oppure mantenendo il proprio parere sospeso. Venerdì prossimo, venerdì 28 maggio alle 20:30 nella cattedrale di Cuneo, avremo la prima riunione ufficiale dell'assemblea sinodale, dell'assemblea dei sinodali, con l'indizione del sinodo. Quindi si aprirà ufficialmente il cammino delle assemblee sinodali che vaglieranno tutto il materiale che è stato raccolto in questi mesi, che sarà ancora raccolto nei mesi prossimi, sintetizzato e organizzato, che diventerà da questo punto di vista l'oggetto della valutazione da parte dei sinodali, della riflessione ulteriore per aprire orizzonti nuovi per le nostre due chiese.